tutti amici, bentornati sul canale. Oh, finalmente l'ultimo appuntamento con la build up di Supercar Knight Rider della De Agostini. Come ormai avrete capito, c'è stato un piccolo ritardo in per la creazione di quest'ultimo video a causa purtroppo della mancanza nel pacco che mi è stato spedito dall'editore dei kit intesi come parti da montare allegati al fascicolo 110, praticamente la scatola. Non è chiedere molto, è chiedere un miracolo. Infatti, è proprio un miracolo, serviva per farli arrivare tutti fino all'ultimo. Qualche intoppo ci doveva essere. Praticamente il pacco. Sul serio? Sì, purtroppo sì, Kit. Sono senza parole. Anche io. A proposito, vi presento Kit, amici, come ormai lo conoscete tutti, è il nostro amico che ci ha accompagnato per tutta la durata di questa stagione dedicata al montaggio del suo modello. E vi dicevo, purtroppo il pacco non era stato sigillato bene con il nastro adesivo, quindi era rimasto un po' lento da una parte, e evidentemente le bustine contenenti le parti si sono perse un po' per strada. Vabbè, poco male, comunque le abbiamo richieste, ce l'hanno rinviati. Chiaramente questo ha causato un po' di ritardo. Allora, Kit, sei pronto per il montaggio? Credo che tu non mi apprezzi abbastanza. Ma sì che ti apprezzo, ma come fai a dire una cosa del genere dopo che abbiamo speso tutto questo tempo a montare il tuo modello? Molto spiritoso. Ma veramente non sto scherzando, è vero, sto dicendo una cosa vera. Mi fa piacere sentire la tua voce. Anche a me, Kit, sei veramente un amico, lo sai. Negativo. Come no? Non sei un mio amico. Forse hai ragione. Ah, ecco, così già andiamo più d'accordo. Comunque, ehi, Kit, presentati ai nostri amici. Io sono la voce del Knight 2000, Kit, per gli amici. Oh, bene, allora, detto ciò, adesso mettiti un attimo a riposo e noi andiamo a, come sempre, a vedere i fascicoli uno alla volta, in maniera tale da avere un'idea di quello che dovremmo fare in questa occasione. Allora, cominceremo analizzando il fascicolo 106. Vi ricordo che questo è sì l'ultimo video dedicato al montaggio di Knight Rider, però poi in realtà ci sarà anche un video, diciamo, riepilogativo, dove mostrerò il modello, diciamo, nella sua interezza, facendone un po' una recensione, e al tempo stesso faremo un tutorial di montaggio della teca, quella che è stata fornita insieme all'abbonamento per chi aveva fatto la scelta della versione premium. Quindi, diciamo, darà un piccolo aiuto, ecco, a coloro che magari sono un po' dubbiosi su come si fa a montarla, ma è molto semplice, quindi penso che alla fine l'avrete montata tutti senza problemi, però comunque non si sa mai, quindi daremo un aiutino anche per quella cosa lì. Allora, andiamo a vedere il fascicolo 106. Come sempre analizzeremo l'episodio in questione, che in questo caso è l'episodio 18 della quarta stagione, dal titolo Collina in fiamme, un fuoristrada dotato di lanciafiamme appicca incendi in un'impervia zona collinare. Un giovane viene accusato di essere responsabile, Michael dovrà dimostrare la sua innocenza. Ecco qua, abbiamo le solite cose relative alle funzioni di Kit, le solite immagini più o meno scure, stavolta un po' meno perché ci sono degli incendi, come vedete nell'immagine, ma comunque diciamo che la scelta di questa impaginazione, come abbiamo sempre detto, lascia un po' a desiderare. Ecco qua, chiaramente ci sarebbero volute delle foto un po' più grandi, magari un po' di meno, ma quelle che c'erano fatte più grandi e più chiare. Come sempre viene analizzato l'episodio con tutti i suoi aspetti e poi si passa alla parte dedicata al montaggio. Come vedete, in questo numero dovremo occuparci dei lati del bagagliaio, quindi monteremo ancora una volta questa paratia che non si sa perché sarà fatta bianca. Mi sarebbe piaciuto anche inserire la modifica degli schermi LCD al cruscotto, ma purtroppo quello diventa un lavoro un po' troppo invasivo che mette a rischio anche la solidità del modello, perché comunque ho visto che sono parti abbastanza delicate e smontarlo troppe volte c'è il rischio che poi alla fine magari rompiamo qualche cosa e poi magari diventa complicato rimediare i ricambi, perché comunque non saranno disponibili in eterno. Quindi vedremo. Ho un secondo cruscotto di scorta, ma non so se è un'operazione che convenga fare, comunque, perché una volta che il modello è chiuso poi a rismontarlo è sempre un po' una cosa noiosa. Allora, andiamo a vedere. Come vedete ci sarà da fare qualche piccola operazione, niente di particolarmente impegnativo,
ok? Andremo a mettere appunto questa parte laterale del portabagagli, e così avremo completato anche questa parte, diciamo, posteriore. Mancherà solo da inserire la parte delle luci. Andiamo a vedere il fascicolo 107. Fascicolo 107, eccolo qua. Questa volta il titolo dell'episodio, che è il 19 della quarta stagione, è Colpo di Stato. La squadra della Fondazione parte per una missione a San Duarte, il paese doppiamente in pericolo a causa di un'eruzione vulcanica e di un colpo di Stato. Ecco qua. Come sempre abbiamo appunto queste immagini dell'episodio, troppo scure. Chiaramente viene fatta sempre una descrizione di massima di quello che avviene nell'episodio. Vengono mostrate alcune delle funzioni elettroniche di Kit. E questa volta andremo a montare il pianale posteriore, che è praticamente fatto in tessuto. Eccolo qua, anche questa sarà un'operazione, ritengo, abbastanza veloce, che non porterà via troppo tempo. Fascicolo 108. 108 si occupa dell'episodio 20 della stagione 4, Terrore dietro le quinte. Il set di un film diventa teatro di incidenti sospetti. Michael finge di essere un attore per aiutare a portare a termine le riprese e scoprire chi si nasconde dietro i sabotaggi. Ecco qua. Chiaramente non ci dilunghiamo troppo nella descrizione degli episodi, perché tanto chi di voi ha partecipato alla collezione sicuramente ha il fascicolo e quindi se lo può leggere con calma. Poi, per tutto un discorso di diritti editoriali, chiaramente non possiamo dilungarci troppo sulla descrizione dell'intero fascicolo. Allora, in questo caso la parte da montare saranno come sempre le parti del pianale posteriore. Come vedete, ci saranno ancora da aggiungere alcuni piccoli dettagli, però anche qui non dovremmo avere molta difficoltà e comunque dovrebbe essere abbastanza veloce. Andiamo al 109. Fascicolo 109. L'episodio in questione è il 21 della stagione 4, Il figlio del sollevante. Un'antica setta criminale giapponese decide di sequestrare un ragazzo che crede destinato a diventare il suo capo. Il padre del giovane chiede aiuto alla fondazione. Come vedete abbiamo sempre la solita impaginazione, anche in questo caso alcune immagini sempre dell'episodio. E poi finalmente andremo ad inserire, oltre ai parafanghi e ai passi a ruota posteriori del modello, anche finalmente tutto il gruppo luci posteriore. Inseriremo anche il paraurti posteriore. Comunque saranno operazioni abbastanza veloci e semplici. Ok? Qui c'è una parte che lascia un po' perplessi. Perché? Perché ci viene indicato di fare la sostituzione di queste parti, in pratica i pannellini che contengono la luce dell'abitacolo, diciamo, dell'abitacolo proprio di Kit, quelli che sono vicino ai pedali e dal lato passeggero, diciamo vicino ai piedi del passeggero, con dei pezzi nuovi che però in realtà non sono presenti. E a quanto pare, anche interpellando la Diacostini, sembra che non ci sia una voce che confermi o neghi la necessità di sostituirli, e non ci sono altre cose particolari da segnalare per questo fascicolo. Fascicolo 110, che segna il traguardo di questa build up. Andiamo a vedere cosa ci aspetta. Episodio 22, stagione 4, La spedizione maledetta. Alcuni amici collezionisti d'arte si suicidano uno dopo l'altro senza un'apparente spiegazione. Dietro questo comportamento anomalo si cela una misteriosa principessa voodoo. Episodio molto interessante, che io non ricordo assolutamente, perché comunque sono passati diversi anni quando vidi la serie. Dovrei rivedermela in realtà, ma non ho ancora avuto tempo. Come sempre abbiamo i vari box informativi, in questo caso relativi alla colonna sonora, le solite foto dell'episodio. E questa ultima fase di montaggio ci viene indicato che termineremo appunto l'assemblaggio di tutto il modello inserendo queste piccole parti, che sono quelle relative, vedete, alla cinta di sicurezza. Quindi
pochi passaggi che sicuramente non dovrebbero crearci troppe difficoltà, ok? Come vedete, poi ci viene indicato il sistema di riagganciare tutti i vari cavi elettrici tra loro in maniera da abilitare definitivamente tutte le funzioni. Ci viene detto come posizionare sopra il telaio la struttura della carrozzeria. Verranno bloccate in posizione le due parti con le viti XM, vedete? Verranno riapplicate queste parti qui laterali, e questo sarà un problema perché sicuramente qua qualcuno salterà via qualche dentino, perché erano già molto delicati, ok? Ma al limite li riordinate, ragazzi, perché comunque vi devono mandare di ricambio se servono. E poi qui va regolata la cintura di sicurezza, che ancora non ho capito bene che intendono, perché qui c'è un riquadro più non rendito, ma poi lo vedremo in fase di montaggio, ok? Qui ci viene detto di collegare un tubicino, poi lo vedremo più là, e questo sarà l'aspetto finale del nostro modello. Ecco, qui sulla pagina finale ci viene detto arrivederci. Con questo si conclude questa fantastica collezione dedicata alla mitica supercar e ai suoi personaggi. A tutti voi ringraziamento più caloroso per averci seguito fino al termine di questo viaggio. Ci rivediamo in edicola con le nuove proposte editoriali di Agostini. Continuate a seguirci sul sito di agostini.com per avere tutte le informazioni sulle novità e sulle opere di vostro interesse. A presto. Bene, questo è il saluto dell'editore, che noi ringraziamo per averci portato qui in Italia questo modello, che sicuramente non è esente da difetti, sicuramente poteva essere curato in maniera migliore, però tutto sommato alla fine farà la sua bella figura in collezione. Bene, allora riportiamo un attimo avanti Kit. Bene Kit, allora che ne dici? Sei pronto per partire con questa ultima avventura? Qui è tuono nero. Ecco, adesso si è montato la testa il nostro amico Kit. Kit, tu lo sai che poi verrai trasferito all'interno del modello, quindi finalmente riuniremo la tua intelligenza artificiale al tuo corpo macchina. Non ci casco, questa in memoria non ce la mando. Ma è vero, non è una presa in giro, finalmente riavrai il tuo corpo. Cosa significa? Che potrai essere indipendente, avrai delle ruote, un motore, ti potrai spostare, potrai fare tutto quello che vuoi. Le mie informazioni non sono abbastanza esaurienti. Ho capito, tu fai il finto tonto perché sai benissimo cosa intendo. Ho capito, non vuoi svelare troppi altarini prima del tempo. Bene amici, allora a questo punto passiamo direttamente al montaggio di queste ultime parti dedicate a Supercar Knight Rider De Agostini. Sono al massimo della potenza. Eccoci qua amici, allora fascicolo 106, molto veloce, anche perché mi sono un pochino avvantaggiato con il lavoro, visto che era un'operazione già fatta nelle fasi precedenti, nei precedenti video, quindi non richiedeva una spiegazione supplementare. Come vedete ho in mano la parte della fiancata del pianale posteriore, no? Quello diciamo della fiancata del bagagliaio, dove già avevamo montato, e come no, sì Kit, avevamo già montato le scorse volte questo leveraggio, no? Questo ammortizzatorino del diciamo cofano posteriore, chiamiamolo così, anche se in realtà è un lunotto posteriore perché è quasi tutto vetro tra virgolette, anche se in realtà è plexiglass. E come vedete ho colorato questa parte che era stata data bianca, che non si sa per quale motivo l'hanno fatta così. L'ho fatta a pennello, non è che sia venuto proprio perfetto, ma ho deciso di seguire questa strada per due motivi. Primo, per poter accelerare questo video che già arriva con notevole ritardo a causa della mancanza delle parti del 110 di cui soffriva il pacco che mi era stato mandato da De Agostini. Tu chiedi troppo a te stesso. Sì, lo so Kit, hai ragione. Adesso prendi un caffè così possiamo proseguire tranquillamente. Tu comunque guarda, Allora, dicevamo, sia perché comunque essendo una parte che una volta chiuso diciamo il sistema carrozzeria telaio rimarrà all'interno dell'abitacolo in una posizione non troppo comoda da guardare, tutto sommato non richiedeva particolari diciamo attenzioni e cure di dettaglio, perché comunque è una parte che difficilmente andremo a guardare più di tanto. Comunque l'uso del pennello devo dire che dà anche come vantaggio un pochino l'effetto proprio della plastica, diciamo non completamente liscia, che ci sono, cioè che è presente in alcune vetture, quindi tutto sommato non ci sta poi così male, ok? Chiaramente vi ricordo che quando assemblate questo pezzo a questa parte
dovrete inserire le due viti qui che lo tengono in posizione, che sono due viti di tipo BP, ma prima di farlo dovrete agganciare semplicemente spingendolo nel foro questo pezzettino, il 106B, che è una specie di serraturina, se vogliamo, no? Non funzionale ovviamente nel modello, ma che comunque va inserita. Questo pezzetto ha un foro dalla parte, diciamo, del pannelletto bianco fatto a mezzaluna, e la stessa cosa ha il perno presente su questo pezzettino qui. Quindi quando lo inserite, attenzione a metterlo con la mezzaluna girata nel verso corretto, altrimenti non vi si inserirà correttamente e rischierete anche di rompere il perno. Ok, questo l'ho fatto ovviamente perché avendolo verniciato l'ho già inserito, come vi ho detto. Adesso passiamo direttamente alla parte successiva, che è l'inserimento della cinta di sicurezza. Allora, cinta di sicurezza che ci arriva appunto sempre con queste parti allegate al 106, eccola qua, ok? Dovremmo inserirla come sempre facendola passare all'interno del foro, ok? Questo qui fatto a linguetta che vedete qua. Operazione abbastanza semplice, non richiede particolari attenzioni. L'unica cosa che dovete guardare magari è che mentre la infilate dentro, la parte, diciamo, visibile che vi rimane sia quella, diciamo, dove non c'è la giuntura, ecco, del, diciamo, della cinta piegata, vedete? Quindi giratelo in maniera tale che rimanga in questo modo, dove non è visibile quella parte ripiegata, ok? Allora, una volta che lo avete fatto, girate il pezzo, dobbiamo andare a fermarla in posizione mettendo un pezzo qui della cinta sopra questo foro, e poi successivamente, usando una vite KP, andare a bloccare la cinta in posizione in maniera definitiva. Quindi ritiriamo leggermente fuori, se l'avete mandata troppo in avanti, la cinta, mettiamola, diciamo, abbattuta con la parte qui della plastica, che è lo stesso criterio che ho usato anche dall'altro lato, così saranno lunghe in egual modo. Poi prendiamo una vite KP e procediamo a inserirla qui sopra per bloccarla. Queste viti KP noterete che, a differenza delle altre, sono fatte appuntite. Questo proprio perché devono avere modo di penetrare la stoffa, che altrimenti con quelle altre che abbiamo usato di solito sul modello sarebbe molto più complicato fare. Ecco qua, vedete? È praticamente già entrata dentro. A questo punto basta ruotarle leggermente, teniamo fermo con le altre dita qui dietro la fettuccia in maniera che non venga girata troppo, e poi procediamo ad avvitare sempre molto delicatamente, molto dolcemente. Vi ricordo che il modellismo ha come nemica la fretta, quindi fate sempre tutto con estrema calma, anche se ci mettete mezz'ora in più non deve avere importanza, ok? Eccolo qua. Ora andremo ad inserire questo pannelletto all'interno, cioè all'interno, attaccato in pratica alla fiancata che vediamo ancora rimasta scoperta, no? Quindi ancora mostrante le parti metalliche. Come abbiamo fatto per il precedente pezzo, io vi consiglio di allentare questa vite qua e anche un pochino quest'altra se necessario. Questo perché? Perché sarà necessario alzare un pochino questo lato per fare in modo che questa parte qua, vedete, possa infilarsi qua sotto in maniera corretta, ok? In maniera da farlo spennare al meglio possibile. Quindi allenteremo prima queste due viti leggermente, chiaramente un po' di più questa rispetto a questa, poi alzeremo un pochino qui il pannelletto e lo inseriremo in maniera tale da far combaciare il tutto nel migliore dei modi, perlomeno così speriamo di fare. Allora, attenzione al pistoncino, a non far graffiare il pannello sotto di vetro, ok? Anzi, io vi consiglio di allentare, se l'avete bloccato con il nastro, come ho fatto io, di farlo aprire in maniera tale da lasciare più spazio possibile per lavorare. Tiriamo giù anche la cinta, in questo caso, così non rimane incastrata.
andiamo a mettere il pannello giù. Stare sempre attenzione alla posizione del pistone, che non vada a toccare il vetro sotto, ok? Inserite bene qui il pezzo. Ecco qua, quando vedete che è in posizione, lo facciamo combaciare ancora meglio, perché comunque qui da questa parte nel mio caso ancora non era entrato bene. Ecco, quando vediamo che ci siamo, possiamo iniziare a puntare il pezzo qui con le viti, che sono in questo caso le viti di tipo GM. Allora, mettiamo in posizione la vite che tiene questo pannello. Allora, procediamo ad inserire prima la vite centrale. Controlliamo l'allineamento delle altre parti, possiamo inserire anche la vite da questa parte. Ecco qua. Adesso andremo a far combaciare il perno presente qui dietro, lo ricordate? L'abbiamo fatto anche nell'altro pannelletto nella scorsa volta. Qui c'è un pernetto che faremo combaciare all'interno del foro presente in questo punto qua, in maniera tale che tutto spiani un pochino meglio, ok? Per farlo, ovviamente, il modo più semplice è riallentare la vite presente qui dietro, questa qui, e di conseguenza un pochino anche l'altra, in maniera da poter giocare meglio con il pannello. Una volta inserito il pernetto, riposizioniamo le due viti, una e due, e poi procediamo a stringere le viti dalla parte interna della fiancata. Adesso, proprio come abbiamo fatto la scorsa volta, mettiamo una vite BP da questa parte qua, ok, in maniera da bloccare il pannello anche in questo punto. Ecco qua. Ok, a questo punto finiamo di mettere l'ultima vite qua, che è ancora una volta una GM. Controlliamo le altre viti per portarle tutte al serraggio finale senza esagerare nella stretta, eh? Vi ricordo sempre di non fare i forzuti, perché se rompete qualcosa poi vi si rallenta tutto il montaggio. Ok, e come potete vedere abbiamo montato anche la parete interna della fiancata del bagagliaio. Bene, ora capovolgete il modello, lo riportiamo nella posizione orizzontale naturale, diciamo, e dovremo andare a bloccare le due piccole sospensioni che terranno, diciamo, aperto il bagagliaio. Se poi ci riusciranno veramente a tenerlo aperto non lo so, però diciamo che intanto serviranno come leveraggio, ok? Come potete vedere, qui sull'unotto è presente una specie di protuberanza con il foro, ok? Dovremo andare a far collimare quel foro con il foro della staffetta qui della sospensioncina, ok? Quindi lo abbassiamo fino a far andare i due pezzi in posizione e poi lo bloccheremo utilizzando una vite BP. Ovviamente poi faremo la stessa cosa dall'altro lato, perché è un'operazione simmetrica. Ovviamente, ragazzi, in questo caso vi ricordo di non stringere completamente la vite, anzi lasciarla piuttosto lenta, perché serve solo per farla, diciamo, per far da perno, in quanto se voi la stringete completamente poi non sarà possibile far ruotare questa staffetta nel modo corretto
e quindi si rischia di mandarle in torsione e farvi spezzare o l'ammortizzatorino stesso, cosa un po' più complicata, o molto più probabilmente la parte qui in plastica dove è agganciato, ok? Quindi serratelo fino a un certo punto, ma controllate che debba rimanere comunque, diciamo, sufficientemente distante dalla battuta per poter far girare correttamente il tutto. Quindi andate fino a battuta e poi tornate indietro un mezzo giro almeno, ok? Per poter fare questa escursione che adesso vi mostro. Ok? Vedete? Non deve mostrare segni di forzatura, ok? Adesso fate la stessa cosa anche dall'altro lato. Allora, per chi di voi ha trovato difficoltà nel far allungare questa, diciamo, simil sospensione, voglio dirvi di provare a fare così. Allora, date un po' di svitolo, comunque di olio tecnico, nella parte, diciamo, che vedete che è rimasta bloccata, no? Quindi nel punto dove i due tubicini si innestano tra loro, oppure immergetelo addirittura lì, anche se poi immergerlo potrebbe causare il distacco della vernice, quindi magari io non lo farei completamente. Diciamo che bagnatelo solo nel punto, diciamo, di giunzione, cercando di spruzzarlo proprio in direzione della parte più larga, magari prima di montarlo, ovviamente, in maniera da poterlo tenere verticale, in maniera tale che l'olio penetri dentro. Poi, invece di tirare in avanti e indietro, prendetelo qui dalla parte piatta e provate a farlo ruotare, tenendolo fermo chiaramente con le dita anche all'altra estremità che vedete qui in basso. Ruotandolo si dovrebbe poter sbloccare, perché questo problema è dovuto con molta probabilità al fatto che dopo averlo verniciato lo hanno subito imballato senza muoverlo più, e quindi questa forzatura che non fa muovere il pestoncino altro non è che la vernice che si è attaccata. Quindi, cercando di forzarlo in maniera rotativa, così facendolo ruotare sul proprio asse, dovrebbe in qualche modo far staccare quel velo di vernice e permettervi di fare l'escursione su e giù. Poi, una volta montati, prendete uno straccetto, non bevete un pochino di svitol, lo passate qui sulla parte del tubicino più piccolo e sicuramente aiuterà il movimento di apertura e chiusura, anche se poi io penso che non è che una volta montato il modello staremo sempre ad aprire, diciamo, il baule, ok? Comunque fatelo, perché comunque rimane più, diciamo, fatto bene. Ecco, mettiamo anche la seconda vite qua. Anche in questo caso andiamo a battuta e poi torniamo, ecco qua, questa è la battuta, torniamo un mezzo giro indietro. Ecco. Come vedete si apre, non si tiene proprio aperto, diciamo al massimo dell'apertura, tende a ricadere un po' giù, però comunque rimane anche aperto, quindi ci possiamo anche accontentare. Ok? Bene, una volta posizionati i due pistoncini possiamo passare direttamente al fascicolo 107 Turbo Boost. Eccoci qua, amici. Allora, fascicolo 107, come vedete andremo a lavorare sopra la copertura del pianale posteriore, ovvero quello che normalmente serve per coprire i bagagli che abbiamo nella vettura. Allora, come potete vedere, ha una forma trapezoidale, è un pochino più, diciamo, lungo nella parte alta dello schermo e un pochino più corto nella parte bassa. Questa parte di stoffa andrà tenuta insieme tramite questi due binarietti che vediamo qua, e che sono praticamente quelli che dovranno essere messi per tenere le parti, diciamo, per tenere in mezzo la stoffa nella parte più stretta della stessa, quindi in questa parte qua, ok? Allora, ecco i binarietti. Attenzione, sembrano due bacchette uguali, ma non lo sono. Una, questa che vedete qui in basso, ha una specie di svasatura sotto, vedete? Ha delle svasature interne, ok? Questa la dobbiamo tenere girata in questo modo, anche se nelle istruzioni dicono qualcosa di diverso, però in realtà io ho notato, però nel mio caso, che i fori non sono perfettamente allineati se la mettiamo in quel modo, ok? L'unico modo per farla combaciare, nel mio caso, ripeto, poi magari voi forse la avete anche forata in un altro modo, magari vi va anche bene, come dice sull'istruzione, e metterlo in questo modo, quindi con la parte, diciamo, scavata che vedete qua, girata in questo modo, e con quest'altra, con la parte, diciamo, liscia, quindi senza
quei cerchi non forati che vedete qua a vista, ovvero girato in questo modo, che gli va a coprire sopra, così. In questo modo la mia risulta allineata. Praticamente dovremmo inserire la stoffa all'interno di queste due bacchette, in maniera che tenga tenuta pressata così, tramite le viti ovviamente, e la stoffa non possa più muoversi. Allora, secondo me il metodo più semplice di procedere è proprio questo. Le teniamo in mano con le mani, prendiamo il lembo di stoffa, io già ho fatto una piccola prova, vedete, per quello è presente quel forellino, lo teniamo tra i due binarietti, come vi ho spiegato, ok? Quindi lo appoggiamo prima su uno, e poi ci metteremo sopra l'altro, cercando di fare in modo che la stoffa non esca fuori dalla linea di confine della bacchetta, ok? Se no, altrimenti si vede quel pezzo di stoffa che esce fuori ed è brutto. Quindi richiederà un po' di attenzione, un po' di pazienza. L'importante è metterlo bene sopra, eh? Poi dopo sotto lo aggiustiamo in un momento successivo, ok? Ecco qua, qui mi sembra corretto, e procediamo a inserire la prima vite. Ovviamente per inserire queste viti usate questo cacciavitino, quello più piccolino che ci è stato fornito, no? Che c'è la punta leggermente più stretta, ok? Allora, vi voglio far notare anche che questa parte sopra della bacchetta ha delle svasature coniche all'interno del foro, ok? Quindi se non la mettete nel verso giusto, le viti, siccome sono molto corte, non arriveranno a far battuta con la parte sotto e quindi non riuscite a chiuderlo. Quindi è importante che posizionate bene queste due bacchette. Allora, adesso poi, prima di procedere con le viti centrali, io direi che forse è il caso di unire la stoffa nell'altra estremità in maniera tale da essere sicuri che sia tirata per la giusta lunghezza e non rimanga poi magari non in tiro, ok? Quindi procediamo ad inserire la stoffa e poi applicate appunto la vite, vedete? Così. Chi vuole ovviamente può anche appoggiare il pezzo sul piano di lavoro per farlo, quello decidete voi come vi rimane più comodo. L'importante è prestare attenzione appunto a non far uscire fuori la stoffa dai bordini, ok? Quindi per questo è importante posizionarla bene prima ai lati e poi sulla parte centrale. Una volta fatto questo, procedete con lo stesso criterio ad inserire le ultime due viti, questa e questa. Vi ricordo che qui al momento non dobbiamo inserire nulla, in maniera tale che la parte sia completa. Come vedete, una volta inseriti i laterali rimane pressappoco centrata già la stoffa anche nella parte più centrale del pezzo, ok? Quindi non dovrebbe essere necessario fare aggiustamenti particolari. Comunque tenetela sempre d'occhio mentre posizionate, in maniera da correggere eventuali disallineamenti. Ecco qua, non serve stringere eccessivamente, anche perché la vita è corta, la plastica è tenera e quindi si potrebbe spanare la plastica. Ecco qua. Sembra messo abbastanza preciso, ma comunque, ripeto, io purtroppo la mia vista è quella che è, però per quello che riesco a vedere mi sembra messo bene, ok? Se volete fare una prova, provate a tirare, ma non esagerate nel tiro, altrimenti strappate la stoffa e vi viene via, quindi sarebbe un peccato. A questo punto, per completare questa fase di montaggio, ci rimane solo da applicare la maniglia, questa qui, che tutto sembra tranne che una maniglia, però ci dicono che è una maniglia del pianale. Allora, dobbiamo inserire qui sopra, quindi dal lato dove si vedono le viti, ok? Inseriamo, vedete, sotto a una specie di foro sopraelevato, no? Quindi quel foro sopraelevato va inserito qui all'interno del foro che trovate sul binarietto, ok?
Chiaramente deve essere messo in posizione corretta in linea con il binario. Una volta fatto questo, giriamo il pezzo tenendolo sempre con le dita in questo modo. Prendiamo una vite RP che ci sia la fornita e la andiamo ad inserire per tenerlo fermo in posizione. Ecco qua, anche in questo caso andare fino a battuta, non stringete eccessivamente perché non serve, ok? Anche se si muove un pochettino non è un problema, perché comunque è un pezzo che alla fine non dovrà fare nessun tipo di lavoro particolare, ma servirà per tenere magari bloccato il pezzo in posizione, nella posizione corretta. Ecco qua. Bene, con questo abbiamo finito anche la fase di montaggio 107. Possiamo passare direttamente al 108 Turbo Boost. Fascicolo 108, ci troviamo nuovamente con due binarietti in mano, questa volta metallici, che andranno, come abbiamo fatto in precedenza, uniti alla parte, diciamo, in stoffa della copertura del bagagliaio, ok? Chiaramente andranno da questa parte dove non c'è ancora nulla. Abbiamo poi queste parti di diciamo questa parte come un ingranaggio, e queste due parti che saranno sicuramente quelle laterali su cui andrà inserita poi quest'altro binarietto qua. Ok, allora procediamo secondo le istruzioni. Allora dovremmo prendere per primo il binario, quello diciamo più corto se vogliamo, perché vedete che uno ha delle estremità un pochino più lunghe, perché ha questa specie di piccola svasatura, vedete, questo perno, ok, più di lato. Praticamente i pezzi si dovranno combaciare in questo modo, adesso ve lo mostro meglio, ecco qua, vedete, dovranno praticamente combaciare in questo modo qua tra loro, ok? Quindi prendiamo prima questo più corto, ecco qua, lavoriamo su questo. Prendiamo il copri pianale, diciamo, in stoffa. Dobbiamo prestare attenzione di avere verso l'alto la maniglia, ok? Quindi lo mettiamo così. Anche in questo caso i fori risulteranno allineati solo mettendo girata la bacchetta in un certo modo, quindi attenzione quando accoppiate i due binarietti tra loro a verificare che siano visibili i fori, ok? Poi prendiamo appunto il binarietto, quello più corto, ci andiamo ad applicare sopra la stoffa. Chiaramente chi vuole, ripeto, può farlo appoggiandosi sul piano di lavoro, perché non è affatto facile, come farò anch'io probabilmente. Ci metteremo poi sopra il binarietto, quello più lungo, e andremo ad avvitare, sempre avendo cura di avvitare prima da una parte e poi dall'altra estremità, in modo che la stoffa rimanga tirata. Per rendere la cosa più facile, fate uscire un po' di più la stoffa da una parte, allineate le parti tra loro e poi la tirate indietro piano piano, in maniera da farla andare, diciamo, a battuta, ok? Una volta diciamo assemblato la parte laterale, quindi prima da una parte e poi dall'altra, ci rimarrà molto più semplice allineare la stoffa al centro, che risulta, come vedete, quasi perfettamente in linea. Adesso andiamo a inserire le viti anche lì e abbiamo concluso. È chiaramente un'operazione molto di pazienza, poco mostrabile in camera, perché comunque purtroppo bisogna stare molto ravvicinati per vedere bene se la stoffa è messa bene, quindi poco si presta alle riprese in video, ma comunque poi alla fine si fa. L'importante è che in linea di principio seguiate il procedimento che vi ho descritto. Ecco qua, adesso metteremo l'ultima vite. Questo è il risultato che dobbiamo ottenere. Adesso andremo ad inserire nella carrozzeria questi punti di aggancio qua, che serviranno appunto per tenere il copripianale in posizione.
Allora, prendiamo per primo questo elemento qua, ok? Come potete vedere, da una parte è chiuso, mentre dall'altro è forato, quindi permetterà l'inserimento appunto di tutto l'elemento che contiene il telo, e lo andremo ad inserire su questo foro presente da questa parte qua. Andremo ad inserire dentro il tutto e poi useremo una vite DP per tenerlo fisso in posizione. Allora, andiamo adesso a inserire questo pezzo qua, che poi vi ricordo è serigrafato con la lettera L, quindi lo potete identificare benissimo, e lo andiamo ad inserire nella sua posizione, quindi con il lato diciamo forato verso la parte vetrata, chiamiamola così. Ok, lo inseriamo da sotto, tanto non è troppo complicato, e lo andiamo poi a bloccare con la vite. Ecco qua, la vite è posizionata in questo punto, vedete? Bene, ora giriamo il modello e provvederemo ad inserire l'altro pezzo. Prendiamo sempre questa parte in stoffa, teniamola sempre con la maniglia verso l'alto in questo modo e andiamo ad inserire questa staffa, quella con la lettera R, come vedete qui, in questo modo, dentro al binarietto. Facciamo uscire fuori da quest'altra parte, ok? E poi ci andiamo ad applicare questa rotellina dentata che ci è stata fornita, ok? Come vedete, anche questa ha il foro a mezzaluna, eccolo qua, vedete? E quindi lo dovremo inserire seguendo il disegno della mezzaluna presente qui sopra il binarietto. Ecco qua. In questo modo, chiaramente adesso lo spingerete dentro meglio. Una volta montato questo ingranaggio, chiamiamolo, ma non so poi se è veramente un ingranaggio, andiamo ad inserire all'interno della vettura, quindi aprendo il bagagliaio, tutto il pianale in stoffa. Lo inseriremo mandando dentro prima questa parte sinistra, quindi la inseriremo all'interno facendo sempre entrare il binarietto nella sua sede, ok? Dobbiamo fare prestare attenzione che si inserisca proprio all'interno del buco presente qui da questa parte, ok? Quindi attenzione. E poi posizioniamo in questi fori laterali anche tutto il gruppo che abbiamo appena montato, composto anche dalla rotella dentata, ok? Poi ritiriamo su tutto delicatamente, lo appoggiamo qui, vedete? Ci sono gli alloggiamenti per agganciare quei due dentini e il pianale rimarrà tirato. Ovviamente dobbiamo andare, come abbiamo fatto in precedenza, a bloccare con la vite anche questa staffa da questo lato, quindi gireremo il modello, io adesso non ve lo farò vedere perché tanto avete già capito come si fa, e metteremo anche la vite lì e il montaggio sarà concluso. E questo, ragazzi, è il risultato che dobbiamo ottenere una volta finito di montare il fascicolo 108. Possiamo passare direttamente al fascicolo 109 Turbo Boost. Fascicolo 109, andremo ad inserire ora tutto il gruppo fari posteriore, ovvero tutto quell'insieme che abbiamo già assemblato in precedenza, argentato. Eccolo qua, lo ricordate? Certo che sì. Ok, lo andremo a posizionare qui, prestando attenzione chiaramente a rispettare tutte queste scanalature, ok, che sono presenti, che dovranno collimare con quelle presenti qui sul telaio. Ovviamente io cercherò adesso di pulirlo per togliergli un po' di ditate, anche se poi non sarebbero nemmeno visibili, però comunque voglio montarlo pulito. Allora, ovviamente spostiamo un pochino i cavi, in questo caso perché danno un po' fastidio, poi li riposizioneremo dopo. Cerchiamo di farlo combaciare bene, ecco qua, dovete sentire proprio che entri dentro la sua posizione. Una volta messo in posizione, prendiamo il famigerato pannello fumé che dovrà coprire il tutto, famigerato perché ha questi buchi presenti qua per le viti che sono brutti da vedere, come sappiamo, e lo andiamo a posizionare sopra.
purtroppo tutti noi speravamo in qualcosa di diverso, ma non è andata così. Ecco qua, non stringete, sono sufficienti un paio di giri e già si arriva a battuta, ok? Poi mettiamo quella centrale. Bene, adesso recuperiamo il paraurti posteriore e finalmente lo andremo a montare. Allora, come vi ricorderete, all'estremità del paraurti, sia da un lato che dall'altro, ci sono questi due perni, ok? Vedete? E andranno praticamente inseriti su questi fori presenti ai lati, qui e qui, e da quest'altra parte qui e qui. Ovviamente fatelo sempre con molta delicatezza, perché è sempre rischioso in questi casi, perché si possono graffiare i pezzi, quindi prestate attenzione mentre lo fate. Ovviamente lo giriamo sotto sopra in maniera che la scritta della targa la vediate sotto sopra, ok? Andiamo ad inserire, guardando all'interno che i fori vadano a combaciare, ok? Ovviamente controllate anche la visuale laterale per vedere che i pezzi collimino bene. Una volta posizionato correttamente, prendiamo le viti BP e andiamo ad assemblarlo, chiudendo, praticamente stringendo con le viti appunto dalla parte interna, in maniera tale che il paraurti resti saldamente aderente al modello. Chiaramente serviranno 4 viti di tipo BP. L'operazione non è delle più agevoli, perché le viti andranno in pratica inserite qui, vedete? Scusate, andranno inserite qua e qua. Chiaramente è un punto un po' scomodo per farvelo vedere mentre lo faccio, quindi vi dovrete un po' fidare, diciamo, sulla fiducia. Stessa cosa da questa parte, ok, perché rimane molto interno, quindi sarà difficile. Adesso posizionerò la camera per fare la ripresa, ma non so se riuscirete a vedere qualche cosa. È anche un punto molto buio, quindi è difficile riuscire a vedere bene. Come vedete, mi sto aiutando anche con una torcia, perché veramente non si vede nulla, ragazzi. Ecco qua. Comunque le viti, ecco, sono posizionate una qui e un'altra qua. Purtroppo, ragazzi, più di così non riesco a farvelo vedere, perché va anche fuori fuoco un pochino la fotocamera, quindi è un puntaccio, diciamo, un puntaccio da far vedere in TV, però in realtà poi nel montarlo non è poi tutta questa difficoltà, eh. Adesso fate anche la stessa cosa da quest'altro lato, nel medesimo modo, e poi proseguiamo nel montaggio. Bene, ora andremo ad inserire i passaruota. Possiamo cominciare da quello destro o sinistro, come volete voi. Comunque vi ricordo che c'è la lettera stampata sopra il pezzo, ok? In questo caso ho preso la R, quindi sarà quello del lato destro, quindi il lato passeggero. Lo andiamo ad applicare dentro. Non ci sono cose particolari da vedere, nel senso che comunque va fatto mettere in modo che siano collimati i fori presenti qui sul passaruota con i perni in metallo presenti sulla struttura del telaio, giusto? Quindi non c'è molto altro da vedere. Ovviamente togliamo di mezzo pezzi di nastro che eventualmente siano presenti, ok? Una volta posizionato, ci va quasi da solo, quindi non richiede cose particolari. Prendiamo le viti VM e le andiamo a fissare in posizione.
Ok, come avete sentito, si sentono degli scatti perché praticamente i due perni di plastica si vanno ad inserire bene mentre stringete dentro quelli metallici presenti sul fondo del telaio. Adesso facciamo la stessa cosa inserendo quello dall'altro lato, ok? Qui da questo lato, che è il lato sinistro, ovviamente prestiamo attenzione al fatto che i cavi devono rimanere visibili, quindi attenzione a non lasciarli magari incastrati sotto. Dopo diventerebbe un problema, dovremmo rismontare tutto per andarli a recuperare. Anche da quest'altro lato i fili sono tutti accessibili e a questo punto abbiamo completato anche il fascicolo 109. Possiamo passare direttamente all'assemblaggio dell'ultimo e sudato fascicolo 110, che purtroppo è stato quello colpevole per tutto questo ritardo per questo ultimo video, ultimo che poi in realtà non è ultimo e poi ve lo dirò alla fine perché. Turbo Boost. Bene ragazzi, fascicolo 110, l'ultimo di questa build up che ci consentirà di completare il modello. Nel fascicolo precedente, in realtà, avremmo dovuto anche sostituire questi pannellini interni no, del cruscotto, cioè dei laterali del cruscotto, vedete? Questi qua, perché ci viene indicato che quelli montati sono errati e quindi andavano sostituiti, però a distanza di 15 giorni in cui ho comunicato alla De Cossini che nei pezzi allegati queste parti non erano presenti, non mi è stata data nessuna risposta e avrebbero detto che avrebbero sentito il loro reparto tecnico, ma a quanto pare sembra che noi italiani, e a quanto pare siamo gli unici, perché negli altri paesi sembra che siano stati già forniti di serie i pannelli corretti. Hanno pensato bene invece di fregarsene e di darci questi, diciamo, difettati. Difettati perché in qualche modo complicheranno, diciamo, l'inserimento della parte della carrozzeria sopra la parte del telaio. Purtroppo non ci possiamo fare niente. Sicuramente questa è una cosa che farà perdere punti a De Cossini e mi dispiace perché De Cossini, tutto sommato, è una società grande, seria, che in altri casi mi ha anche aiutato su alcune cose, tipo recuperare le parti, diciamo, rotte di alcuni modelli precedenti già non più commercializzati. Però quando si affronta una spesa come questa per Knight Rider, sinceramente, il fatto che alla fine ci siano clienti di categoria A e clienti di categoria B non è certamente una cosa buona. Io mi sarei aspettato un'informativa in cui ci avrebbero detto: scusate, c'è stato un problema nei pezzi che vi abbiamo spedito, vi manderemo i pezzi di sostituzione. Al momento questa risposta non mi è stata data. Non so se mi arriverà in futuro quando questo video sarà già completo, ma visto che ormai dobbiamo assemblare il modello, comunque credo che quei pezzi rimarrebbero non utilizzati. Se poi qualcuno della De Cossini ci vuole dare una versione ufficiale sulla cosa, chiaramente io sono disponibile a dare voce anche a loro, però certamente questo avvenimento, diciamo, è una cosa che lascerà il segno sulla scelta di fare collezioni future De Agostini, perlomeno per la maggior parte dei clienti. Io forse magari potrei non prendermela più di tanto perché sono un po' di bocca buona, però comunque avrebbero fatto meglio allora a non segnalare il problema piuttosto che dirci che andavano scambiati dei pezzi che poi non vengono forniti. Fatto questo piccolo preambolo, passiamo al montaggio delle parti allegate al 110. Allora, la prima cosa da fare è identificare i pezzi del lato sinistro, in questo caso con cui cominceremo. Prendiamo questo pezzo qua, lo giriamo, troveremo stampigliato sopra la L, ok? Non so se si riesce a vedere, quindi questa è la parte sinistra. Per quello che riguarda invece il regolatore della cintura, l'unico sistema che abbiamo per riconoscerlo è il posizionamento secondo la figura che ci viene mostrata sul fascicolo, ovvero in questo modo. Ok? Dovremmo andare ad infilare praticamente l'estremità della cinta di sicurezza sinistra all'interno di questa parte qua. Così. Ok?
ok? E lo facciamo scorrere e poi lo lasciamo libero, tanto non ha importanza che lo teniamo in posizione per il momento. Poi, sempre prendendo l'estremità della cintura, la passiamo dentro anche a questo pezzo qui, avendo cura di controllare chiaramente all'interno che ci sia stampata la letterina L, per non sbagliare, ok? E lo inseriamo dentro, ok? Lo teniamo sempre in corrispondenza, tiriamo sempre la cinta in corrispondenza chiaramente del foro, in maniera da poterla bloccare poi con la vite. Prendiamo questo ulteriore pezzo, anche questo ha una L stampigliata all'interno, da questa parte qui interna, in pratica, ok? Lo giriamo in questo modo e ci andiamo ad applicare dentro tutto quanto, così. Adesso lo dovremo accostare in pratica a questa parte dove sono questi due perni, vedete? È presente un foro. Dovremo ancorare tutto questo gruppo con una vite SP in maniera che rimanga saldamente in posizione. Bene, facciamo prima passare la cinta di sicurezza alla vite in maniera tale da avere meno problemi per fissarla. Quando vediamo che la vite comincia a uscire dall'altro lato, andiamo a posizionarla sui due perni di plastica presenti qui sulla struttura e poi proseguiamo ad avvitare. Ecco qua. In questo modo il pezzo non rimane posizionato in maniera molto precisa, evidentemente c'è qualche difformità nella forma delle varie parti, però nell'assemblaggio è questo. Adesso facciamo la stessa cosa anche dall'altro lato, chiaramente non ve la mostro perché è identica, e poi procediamo avanti. Allora, ci viene indicato di rimuovere le minigonne delle portiere, vedete? Queste qua. Io nel farlo mi si è anche spezzato un pernetto, per fortuna che avevo dei pezzi di ricambio che avevo ordinato proprio in previsione che potesse succedere, e quindi provvederò a sostituirle con delle gonne nuove, ok? Quindi prestate molta attenzione mentre lo fate, perché purtroppo i pernetti, una volta inseriti, delle volte potrebbe risultare difficoltoso rimuoverli. Fatelo sia sulla portiera destra che sinistra come prima operazione per proseguire nel montaggio. Ora prendiamo gli adesivi, questi più piccolini che ci sono stati forniti, sempre con il numero 110, e li andremo ad applicare qui sopra per coprire il cavo del LED. Questo più che altro serve a protezione del cavo stesso, nel momento in cui andremo ad inserire chiaramente tutto il resto sopra, anche se poi questi adesivi non è che abbiano tutto questo potere aderente da resistere, comunque vabbè, speriamo siano sufficienti per farci fare le cose senza far danno. Chiaramente lo faremo anche dall'altro lato. Allora, adesso proseguiamo con probabilmente la fase più delicata di tutte, perché è quella in cui dovremo andare ad assemblare tutto il gruppo dei cavi provenienti dalla carrozzeria e unirli a tutto il gruppo di cavi presenti sul telaio, in maniera tale da far funzionare tutte le funzioni elettroniche previste dal modello. Quindi recuperiamo bene tutti i cavi che fuoriescono, controlliamo che non ce ne manchi nessuno all'appello, possibilmente. Ecco qua, ce n'era uno infatti ancora posizionato qui sotto, e li andremo ad assemblare tra loro, ovviamente rispettando lettera per lettera, vedendo le bandierine. Sul fascicolo viene indicato un sistema un po' strano, perché con i codici loro, ma diventa più complicato perché uno dovrebbe andare a riguardarsi tutte le varie sequenze di cavi, e non credo che sia necessario visto che sono tutti etichettati. È vero che ci sono dei cavi con la stessa lettera, ma credo che comunque dovremmo verificarlo successivamente se tutto va bene, perché comunque allo stato attuale sarebbe comunque complicato riconoscere un cavo dall'altro senza usare le bandierine, quindi non credo che ci faccia molto differenza. Poi comunque non mi pare che ci siano luci destre o sinistre, in quanto non abbiamo le frecce, quindi non dovremmo combinare danni. Allora,
io direi di cominciare a questo punto con il cavo M passiamo a uno dei cavi B l'altro cavo B in questo modo. Ora selezioniamo il cavo A, eccolo qui. Controlliamo che sia tutto inserito bene prima di proseguire. Ok, adesso cerchiamo il cavo MOT. Chiaramente scegliete sempre il percorso che vedete in cui il cavo risulti meno in tiro possibile, ok? E per ultimo il cavo R, che ormai era l'unico rimasto libero, che vediamo è un po' cortino, quindi dovremo sicuramente avvicinarci in qualche modo. A questo punto questi frontali li dovremmo aver collegati tutti. Prendiamo ora questi adesivi più lunghi e cerchiamo di raggruppare tra loro i cavi in maniera che siano assemblati nel modo più stretto possibile tra loro, così come ci viene indicato, perché probabilmente poi sarà più facile poterli gestire. Direi che sarà meglio tagliarli in vari più pezzi più piccoli e lavorarci con dei singoli pezzi. Io li lascerei così da questa parte, poi in caso vediamo, perché comunque vedo che tirano con lunghezze differenti, quindi penso che diventerebbe più complicato poi inserire il tutto, perché magari si vanno a tirare a causa del nastro e magari si vanno a disconnettere. Niente, adesso passiamo allora al collegamento di quelli posteriori. Ovviamente lì dovremmo avvicinarli a quelli che escono dalla centralina. Anche in questo caso procediamo ad assemblare lettera per lettera. Qui è ancora più complesso perché gli spazi sono veramente ancora più limitati. Stranamente nel fascicolo fanno vedere come se fosse così semplice, ma invece purtroppo i cavi sono molto corti, quindi ci sarà da impazzire un po'. Ecco qua, ho messo il modello sul fianco, andiamo a cercare tutti i vari cavi con le varie lettere. Allora qui ho un cavo con la lettera P, questo cavo poi adesso vedo che non ha la bandierina, quindi sarà un po' un problema, quindi lo lasciamo per ultimo. Adesso questi altri sono chiaramente da collegare alle terminazioni E, non credo che abbia un verso visto che non ci sono specificate. Allora possiamo andare piuttosto tranquilli
ecco qua, i due cablaggi li abbiamo messi, mancherebbero solo questi due più piccolini, che sono questi che vengono dal davanti della vettura. Questi sono anche corti, quindi è veramente complicato adesso farli arrivare. Vediamo un po'. Bene, ora cerchiamo di procedere all'assemblaggio delle parti. Vi consiglio di aprire i fari, quindi attivate le funzioni elettroniche. Allora, sembra che funzioni. Allora, adesso chiaramente il mio problema è più nella parte posteriore, dove i cavi sono più corti. Nella parte anteriore sembrerebbe esserci meno difficoltà, poi non so, adesso vedremo. Allora, apriamo i fari, ho detto, per essere sicuri che tutto, diciamo, lavori correttamente poi una volta montato, anche se nelle istruzioni non lo menzionano, però secondo me è una costruzione necessaria per non far incastrare i fari durante l'apertura. Allora, vediamo un po', perché anch'io veramente, ecco, già si è riasseccato un cavo. Scusate, qui purtroppo difficilmente sarà un'operazione a breve termine. Allora ragazzi, ho dovuto rismontare questo passaruota per far passare più verso l'interno i cavi K e W, perché in pratica erano talmente corti che, secondo il passaggio dettato dai Costini, che non c'era verso di montare la carrozzeria senza farli staccare. Adesso proverò a riassemblare tra loro le parti e vediamo che succede. Chiaramente ragazzi, io non vi assicuro niente, perché anche per me è la prima volta e comunque ci sono delle difficoltà oggettive sicuramente nell'inserimento del tutto, quindi io cercherò di procedere piano piano. Allora, io direi che forse conviene, poggio un attimo qui, ecco, i cavi già si sono staccati, quindi dovrò riprovare. Sembra che il problema siano proprio quei pezzi che la Diagostini non ha cambiato. Quindi io direi che qui il sistema è quello di usare un taglierino e portare via un po' di materiale in maniera tale da poter far livellare meglio il tutto, perché c'è questa specie di dentino laterale, questo qua, non so se si vede bene in camera ora, qui, che secondo me va un po' limato. Ovviamente cercare di premere un pochino lateralmente il cruscotto man mano che inseriamo il tutto. È veramente molto molto difficoltoso, ragazzi. Io sto cercando di capire meglio quali siano i problemi. Presumo che sia sempre questo dentino comunque, che vedo che tende a puntare proprio su quel pezzo lì. Eccolo, sembra che stia scendendo. Allora, bisogna ovviamente cercare di mandare tutto il cablaggio oltre il cofano, farlo scendere tutto lo spazio, diciamo, che c'è dietro.
Allora ragazzi, sono riuscito ad assemblarla, anche se purtroppo ho avuto un danno, nel senso il solito pernetto delle portiere, che purtroppo è troppo delicato e basta che poggiate un po' più forte la portiera, ecco lì è zompato nuovamente. Poco male, perché tanto avevo intenzione di tenerla con lo sportello aperto per far vedere il cruscotto, questo lo rincollo, quindi tanto anche se non tiene la chiusura non importa. Poi col tempo magari mi studierò un sistema migliore, magari metterò una microvite che tanto somiglia molto alla fine al perno, la impanerò da questa parte, diciamo dall'esterno, e otterrò lo stesso risultato del perno di chiusura, perché purtroppo tanto questo è già il secondo che cambia, non c'è niente da fare, sono proprio fatti male o comunque con materiale troppo delicato. Allora, consigli per montarla? Allora, a parte il fatto di levigare quella parte interna che era da sostituire, no? E che invece non ci hanno dato, bisogna prestare attenzione a inserire prima la parte della coda. Chiaramente ci sono da spingere un po' con le dita sotto i passaruota dove toccano i sedili posteriori, perché ho visto che lì davano, soprattutto lo schienale dava problemi all'inserimento, quindi attenzione, guardate lì mentre lo fate, se possibile fatevi aiutare da qualcuno, perché comunque a farlo da soli ho visto che è molto facile che il modello vi dia problemi, perché comunque è difficile tenere sollevata magari una parte mentre cercate di far spingere bene sotto le altre parti per farle entrare. Aprite il cofano per verificare che tutti i cablaggi delle parti elettriche vadano a finire bene dietro la paratia che separa il motore dal cruscotto, perché se uno vi rimane incastrato chiaramente dà problemi. Verificatele sempre anche guardando di lato, insomma tutte le parti dove potrebbero esserci difficoltà di qualche tipo con i fili elettrici, stessa cosa per i cavi dietro, che comunque sono molto ravvicinati in questa zona e quindi tendono a dare difficoltà nell'assemblaggio. Per il resto è solo un gioco a incastro, nel senso fare piano piano, far scendere piano piano, non forzare e così via. Io adesso ho provato, ho visto che c'è anche un problema sul faro sinistro, che evidentemente con l'assemblaggio delle parti ha problemi a richiudersi bene. Sicuramente è un problema che tocca da qualche parte o ai cavi che sono presenti da questo lato. Adesso me li riguardo con calma, però comunque in linea di massima ormai l'assemblaggio è fatto. Adesso dobbiamo girare il modello e mettere le viti. E finalmente abbiamo concluso il montaggio di questa kit. Allora, mettiamoci all'opera. Per questa parte finale, così come ci dicono le istruzioni, dobbiamo andare in pratica ad inserire tutte queste viti XM qui nei punti che ci sono indicati. Chiaramente l'immagine non è proprio chiarissima, però adesso con quella sotto magari avremo un riferimento migliore. Poi andremo ad inserire le minigonne laterali e andremo poi a controllare questa cosa delle cinte di sicurezza, che sicuramente a questo punto sarà forse la cosa più facile. Ok, allora piano piano facciamo tutto, troviamo le viti XM, eccole qua. Altri due punti si trovano qui prima delle ruote posteriori. E le ultime due viti sono qui prima dei fanali di coda. Ecco qua. Adesso non ci rimane che mettere le ultime parti dei tiranti e delle cinte di sicurezza e la nostra kit è pronta.
Oh, lo portiamo, secondo me va così, ma non ne sono sicuro perché la figura è veramente poco chiara. Credo che sia questo il verso, nel caso fosse sbagliato comunque basterà svitarlo e girarlo, quindi non è un grosso problema. Lo inseriamo qui così di lato, vedete? E poi andiamo ad applicare la vite BP nel foro di cui è dotata questa staffetta. Ecco. Forse ho fatto qualche giro sbagliato con la cinta. Allora, mi sono accorto di aver inserito male la cinta, nel senso che evidentemente ho fatto fare un giro sbagliato. A questo punto, piuttosto che rismontare tutto, ho preferito fare un taglietto qui di lato, vedete? In maniera tale da poterla sfilare senza troppe difficoltà e poi in seguito reinserirla una volta che ho montato correttamente il tirante, ok? Quindi metto il tirante qui in posizione. Scusate ragazzi, anche io non sono esente da errori, perché comunque, ripeto, le foto sono poco chiare e quindi poi il giro della cinta non era spiegato eccessivamente bene e quindi ho sbagliato. Spero di non far sbagliare anche voi, quindi verificate bene prima magari di chiudere la vettura. Ecco qua, adesso che ho montato il tutto, faccio ripassare dentro la cinta. Come vedete qui non si vede niente il taglio. Poi chiaramente ripetete l'operazione anche dall'altro lato e il montaggio della nostra kit è pronto. Bene ragazzi, dopo tanta fatica e tante imprecazioni per questo montaggio finale, finalmente ci troviamo davanti alla nostra kit che adesso, dopo una bella lucidata che gli darò più tardi, troverà il suo posto nella teca. Purtroppo, come sapete, mi si è rotto il pernetto della portiera, ma come vi ho detto si può risolvere tranquillamente con un Dremel e metteremo una di queste tante viti che sono avanzate al posto di quel pernetto, che probabilmente resterà più resistente rispetto a quel pernetto stesso, e quindi alla fine il problema sarà risolto così, perché chiaramente a questo punto è impossibile andare a rismontare tutta la carrozzeria su questa fiancata con tutti i problemi di cablaggio che richiede solo per rimettere questo pernetto. Allora, a questo punto io direi di dare una prova del funzionamento di Kit. Kit, sei pronto a trasferire la tua memoria dentro alla tua vettura? Sì, sono solo una macchina, non faccio miracoli. Questa storia già non mi piace. Vai col turbo! Sono al massimo della potenza. Lo so, immagino che sei casato adesso che ti aspetta la tua nuova vita dentro a questo splendido modello, ma io terrò sempre la possibilità di trasferire la tua memoria sul dispositivo mobile in maniera tale che mi farai compagnia anche quando non saremo a casa. Ti voglio bene. Grazie, quel che hai detto è molto carino. Vi ricordo però che non sarà l'ultimo video dedicato a questo modello di kit, perché comunque dopo diciamo questo non video... Eh sì, Kit, perché dopo questo video, diciamo, finale sul montaggio, faremo un video comunque sul montaggio della teca e nel quale daremo anche delle valutazioni finali del modello. Parleremo un pochino di pregi e difetti e quindi concluderemo questa fantastica avventura e finalmente il modello della tua vettura potrà godersi il suo meritato riposo nella mia collezione. Che ne dici? Staremo a vedere. Bene, allora diamoci da fare e proviamo subito le funzioni. Cominciamo attivando la... Cominciamo attivando le funzioni principali. Via, luci! Logica perfetta. Adesso proviamo anche le altre cose. Sono una macchina, non faccio miracoli. Questa, come sentite, è la famosa sigla. Chiaramente non la faccio sentire troppo perché non vorrei che poi YouTube mi dà problemi per il copyright. Allora, sentiamo un pochino le frasi. Questa è la voce del computer che governa questa macchina. Sigla internazionale KITT Night Industries 2000. Non direi. Una sola probabilità su 10.000 di trovare un collega umano più accettabile di te. Ah, ti ringrazio Kit, sei veramente molto gentile. Purtroppo sono stato programmato per obbedire ai tuoi ordini.
Lo so, hai avuto questa disgrazia, però io sono contento che tu sia qui con me. Sì, Michael. Oh, niente affatto. No, io sono Andrew, ti ricordi? Michael era nella serie. Le mie indagini hanno dato risultati negativi. Ma qui stai parlando da due terminali diversi. Stai facendo un po' di confusione, caro amico. Di la verità, vuoi tenere i piedi in due staffe. Come direbbe Michael. Grazie, amico. Prego, prego. È un piacere averti qui. Sono senza parole. Ecco, come vedete abbiamo attivato anche lo scanner che funziona perfettamente. Ma che dici? Qui il faro purtroppo ogni tanto si impunta, però ho notato che è un problema relativo a un cavo che è presente qui sotto. Infatti ogni tanto lo devo muovere e allora diciamo scende bene. Purtroppo fa parte dei problemi dell'assemblaggio finale. Facciamo riaprire i fari. Non seguo la tua logica. Posso farti una domanda? Certo, Kit, dimmi pure. No, te l'ho già dato l'altra volta e li hai spesi in malo modo. Ti sei ubriacato. È meglio che tu non lo sappia. Sì, lo so invece. Sono lieto di sentirtelo dire. Oh, bene, riproviamo tutto quanto. Ecco fatto. Come vedete adesso è risceso. È un problema comune a molti. Come avete visto, dipende sempre dai fili che si mettono un po' di traverso. Quando li toccate fatelo con attenzione per evitare possibili distacchi e magari lubrifichiamo anche un pochino con un po' di olio al silicone qui su tutte le parti mobili intorno al faro. Fatelo anche dalla parte di sotto rovesciando il modello, chiaramente con molta attenzione, e vedrete che poi non ve lo farà più. Tu chiedi troppo a te stesso. Lo so, Kit, ma cerco di essere più preciso possibile. Ecco qua, come vedete funziona bene. Eccole qua, come vedete sono funzionanti. Andiamo a dare un'occhiata qui all'interno. Le mie informazioni non sono abbastanza esaurienti. Eccole qua. Mi dispiace, le mie indagini hanno dato risultati. Il cruscotto, tutto sommato, anche senza riproduzioni elettroniche come hanno fatto con molti questa altri collezionisti, direi che è tutto sommato soddisfacente. Certo, poteva essere fatto meglio, ma comunque diciamo che alla fine si sa che queste build up non sono mai perfette, quindi ci dobbiamo un po' accontentare. Bene ragazzi, con questo è tutto. Io vi saluto, vi ringrazio per avermi seguito in questa splendida avventura di Knight Rider della Dea Cossini. Spero di avervi ancora tutti qui numerosi con la prossima iniziativa che porterò qui sul canale, che è appunto la Tumblr Batmobile, come molti di voi già sanno. E speriamo che dia meno problemi di questa kit sui vari assemblaggi. E colgo l'occasione per salutare il mio amico Kit. Ciao Kit, grazie per essere stato qui con noi. Non so cosa dirti. Grazie. Sono io che ringrazio te, è un piacere eseguire un tuo ordine. Figurati, ma noi siamo amici, qui non diamo nessun ordine. Vi saluto a tutti voi amici, vi ricordo di mettere un like al video se vi è piaciuto e vi iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, ma sono sicuro che molti di voi già lo sono. Per quelli che invece non l'hanno ancora fatto, cogliete l'occasione per farlo e vi do appuntamento allora ai prossimi video, che con tutta probabilità saranno il proseguimento del montaggio del Mazinger Z, o tutt'al più, se ci saranno sorprese inaspettate, potremmo anche iniziare il montaggio della Tumblr. Come sapete, io ho già i primi due fascicoli presi in edicola, anche se ho fatto vedere solo l'anteprima del primo fascicolo, ma per fare i tutorial voglio aspettare che arrivi il pacco della Hachette, in maniera tale che cominciamo la serie di video tutta basata proprio sugli arrivi e vedremo pregio e difetto anche dei pacchi che arriveranno. Ok? Allora amici, un grande saluto, un abbraccio, un ringraziamento da parte mia e dal nostro amico Kit, e ci vediamo alla prossima. Ricordatevi, sempre una vita al Turbo Boost. Ciao a tutti. Penso proprio di sì. Ciao amico. Ciao Kit, grazie. Ti do un bacetto. Cosa significa? Che ti voglio bene. Non è vero. Sì, è vero. La mia banca dati non ha informazioni al riguardo. Ma le avrai, le avrai.